Crescere restando cooperativa, favorendo la partecipazione dei soci nel segno della sussidiarietà. È l'indicazione data da Papa Francesco ai dirigenti dipendenti con le loro famiglie della Banca di Credito Cooperativo di Roma, ricevuta stamani in Vaticano in occasione dei 60 anni dalla sua nascita. La Chiesa, afferma il Papa, conosce bene il valore delle cooperative, spesso fondate da sacerdoti e fedeli laici. Nel suo discorso ricorda alcuni incoraggiamenti particolari, come essere protagonisti in nuove soluzioni di welfare, mettere al centro la dignità della persona e non il dio denaro, proporre soluzioni cooperative per la gestione dei beni comuni senza speculare, oppure promuovere un uso sociale del denaro, far crescere l'economia dell'onestà e partecipare alla globalizzazione della solidarietà. Altro invito è quello della sussidiarietà, nella crisi mettere in campo i propri mezzi, unendo le forze, non a spese degli altri. Fare insieme e fare per gli altri. Naturalmente la sana e prudente gestione vale sempre e per tutti. Fare la banca è un mestiere delicato che richiede grande rigore, ma una banca cooperativa deve avere qualcosa in più, cercare di umanizzare l'economia, unire l'efficienza con la solidarietà.